Per Per noi noi innovazione è innovazione è credere credere che che niente niente sia sia impossibile. impossibile. Noi dobbiamo fare innovazione per fare innovazione, perché noi siamo un'azienda di robotica educativa e quindi ci occupiamo di formazione e chi più di chi si occupa di formazione deve continuare ad aggiornarsi per aggiornare chi deve essere aggiornato. Quindi sembra un po' un gioco di parole, ma innovazione per noi è non stare mai fermi e non adagiarsi sugli allori dei contenuti già erogati, che appunto devono essere di giorno in giorno, direi, mi verrebbe da dire, aggiornati per forza di cose. Questo per me è l'innovazione in off-passion, formazione continua per erogare formazione di qualità. Ho sempre fatto una scuola che mi annoiava e poi a 15 anni sono finita all'MIT di Boston con borsa di studio e praticamente lì ho scoperto un modo completamente diverso di fare scuola rispetto all'Italia e ho scoperto che il mondo dell'education mi piaceva tantissimo e così a 16 anni quando sono tornata ho cominciato a insegnare robotica un po' per gioco e poi è diventata una cosa molto più seria e strutturata, che mi ha portato a insegnare robotica a molti più bambini e ragazzi e poi appena ho compiuto 18 anni insieme a Francesca abbiamo fondato Off-Passion, che è la nostra azienda di robotica educativa con cui oggi usiamo la robotica come mezzo per insegnare soft skill, creatività, problem solving, leadership un po' a tutti, dai bimbi ai manager aziendali. Non è facile perché soprattutto con il pubblico, che è chiaramente una macchina un po' più vecchia, mastodontica e non abituata al cambiamento, diventa difficile riuscire a proporre un modello alternativo che piuttosto che essere visto come innovativo, è visto come alternativo e farlocco, diciamo così. Che non ha autorevolezza, che non è stato studiato all'interno di ricerche annuali, quindi diventa difficile essere autorevoli, credibili. E questa è una parte. E poi secondo me c'è anche tutta un'altra componente, che è quella della paura. C'è una tremenda paura rispetto a questa novità che sta arrivando, a questo. Cioè, in questo momento si sta proprio muovendo molto il mondo della formazione perché le aziende in primis hanno capito che la formazione non può più essere il corso che io compro e offro un monte ore all'anno in cui io sono obbligato a formare. No, no, perché le aziende che domani mattina, adesso magari ancora possono resistere, ma che domani mattina non struttureranno un criterio di formazione processato a livello proprio di veramente metodologia interna aziendale, saranno obbligate a cambiare completamente l'assetto societario, perché finché non capiranno che la formazione è il loro pane, perché serve assolutamente a esistere in questo mondo, ma neanche resistere a esistere proprio, beh, è un problema e quindi chissà dove si andrà a finire. Secondo me, da un altro punto di vista, c'è anche un po' di non volerlo fare, non voler fare una formazione diversa perché è più difficile rispetto a che insegnare in maniera standard. Per esempio, per insegnare con il nostro metodo educativo non basta stare seduti dietro una cattedra e spiegare. E da un certo punto di vista fregarsene di chi c'è dall'altra parte. Bisogna mettersi in gioco, essere comunque ricevere mille mila domande a cui devi rispondere, a cui ogni volta devi dare del coraggio alla fine a chi hai davanti e in qualche modo, in un modo non standard, devi fare un'educazione personalizzata per ognuno per dargli la possibilità di scoprire le proprie passioni. Secondo me crea un gap pazzesco rispetto alla media, ma lo vediamo, vabbè, in maniera più accentuata chiaramente nei bambini, dove c'è la forbice sempre più ampia, no? E chiaramente è molto difficile invece andare a intaccare, diciamo, una competenza, chiamiamolo così, in un adulto, mentre in un bambino vedi proprio una crescita esponenziale. Se in un adulto puoi farla lineare, in un bambino la puoi fare veramente esponenziale ed è incredibile. Non lo vediamo, per esempio. Io faccio sempre l'esempio dei bambini che vengono da quando praticamente è nata Off-Passion, che nella realtà delle cose è nata 3 anni fa, formalmente quest'anno, ma 3 anni fa iniziando già a erogare corsi e laboratori. Beh, i bambini che vengono dall'inizio da noi hanno letteralmente una marcia in più. Questo è, cioè, lo puoi dire qualsiasi cosa, puoi avere qualsiasi opinione sul metodo, funzionano. Però i dati parlano, cioè quando vedi questi bambini che hanno qualsiasi cosa tu gli faccia fare, loro hanno capito al volo e hanno quella marcia in più di saperlo anche spiegare agli altri. Entrano in gioco una serie di cose che sono. Si vede.
si vede. Ma quando noi facciamo lo summer camp, perché stiamo una settimana 24 ore su 24 a contatto con bambini e ragazzi, e vediamo proprio come evolvono all'interno della settimana, perché noi oltre a fare attività come giochi, robotica, attività creative, facciamo anche un momento di riflessione in cui anche insieme a bambini di 5-6 anni o anche insieme a quelli più grandi riflettiamo anche su tematiche magari un po' complesse, che non standard, come la felicità, la libertà, la voglia di mettersi in gioco, e analizziamo con loro tutte queste tematiche, ed è bello come loro di conseguenza, anche magari senza saperlo, si mettono in gioco moltissimo, dicono la loro opinione e crescono ascoltando le opinioni degli altri. Abbiamo raccontato di come i robot ci ruberanno il lavoro, e però non va vista questa cosa come una cosa negativa, ma va vista come una cosa positiva, perché ruberanno soltanto i lavori noiosi, ripetitivi, quelli che non piace fare agli esseri umani, e lasceranno a noi umani una posizione più centrale, in cui abbiamo la possibilità di esprimerci facendo quello che ci piace. E però da questo punto di vista anche le persone devono cambiare, devono evolvere e devono avere come obiettivo prima quello di scoprire la propria passione rispetto a quella di trovare un lavoro, e poi trasformare questa passione nel loro lavoro per essere davvero felici, e lo si può fare veramente a qualsiasi età, non c'è un'età preconfezionata per inseguire sogni. Io molto semplicemente, se dovessi sintetizzare in una frase, uscire dal box, uscire dal quadrato, uscire dalla comfort zone e esplorare e da subito, perché è molto più semplice interiorizzare la capacità di esplorare e lasciarsi indietro il vecchio quando si è giovani rispetto a quando si cresce. Io parlo per esperienza personale, per esempio ho vissuto molto tempo nella comfort zone ed è faticoso per me ancora adesso, nonostante sia comunque abituato a mettermi in gioco in continuazione, a pestare terreni non solcati, è difficile, è molto più difficile. Per esempio lei invece è naturale in questo, è più... Quindi il mio consiglio è: aprite gli occhi e guardatevi intorno, che di cose ce ne sono sempre dappertutto. E poi anche secondo me quello di non aver paura di fare qualcosa di diverso dai propri coetanei, soprattutto in ragazzi della mia età è molto più comodo seguire la massa rispetto a che avere il coraggio di fare qualcosa di diverso, e opportunità come la nostra magari sono accessibili comunque a molte molte persone, e si può, anche se si è lontani, venire ai nostri corsi, bisogna soltanto averne davvero voglia. Abbiamo dei ragazzi che vengono anche da molto lontano per arrivare perché gli piace, fanno anche mille cambi di treni, vengono da soli e tutto, quindi potenzialmente chiunque può davvero dare una svolta alla propria vita e inseguire davvero quello che gli piace.